un salutone da Pasqua e ben ritrovati. Ringrazio tutti voi per il supporto, abbiamo festeggiato insieme i 10.000 iscritti, tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il vostro supporto, quindi il merito è al 99,9999 tutto vostro e lo dico sinceramente, lo sapete. Detto questo ragazzi, oggi abbiamo un unboxing inaspettato ma allo stesso tempo molto molto gradito. Ringrazio subito Stefano che mi ha inviato un dispositivo eccezionale che promette benissimo, che non conoscevo o comunque avevo sentito solo nominare, ma è una scoperta anche per me. Voglio vedere insieme a voi che cos'è, lo scopriamo insieme nell'unboxing e più avanti vi farò la recensione completa. Sto parlando di ZTE Axon 10 Pro, un top di gamma, di nicchia, ma al quale non manca nulla. IP68 certificazione, impermeabilità, ricarica wireless, speaker stereo, batteria potenziata da 4000 mAh, schermo AMOLED da 6.47 pollici, con supporto HDR10, tripla cam con grand'angolo e zoom ottico ragazzi. Tutto questo ha un'interfaccia ovviamente molto stock, Android stock. Non vedo l'ora di metterci sopra le mani perché tutti quelli che l'hanno avuto mi hanno parlato solo gran bene e mi hanno detto che non è da meno, anzi in certe situazioni è anche superiore agli ultimi top di gamma usciti dei concorrenti. Parlo di OnePlus, Samsung e tutti gli altri, anche Xiaomi ci metto dentro. In più questo ZTE Axon 10 Pro ha anche supporto nativo alla Gcam, quindi basterà installare la Gcam migliore del momento per farlo rendere al massimo anche a livello fotografico, ma mi dicono che già a livello stock è davvero eccellente. Non vedo l'ora di provarlo, intanto però facciamo l'unboxing insieme subito dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, ringrazio ancora tantissimo Stefano per avermi mandato questo pacco, non ha voluto garanzie ed è stata un'iniziativa completamente sua, partita da lui, e questo sicuramente sarà un gesto che non dimenticherò. Sono quelle cose che mi fanno venire voglia di crescere e di impegnarmi ancora di più per voi. Detto questo, spacchettiamo insieme ragazzi. E mi tocca usare un coltello. Eccoci ormai addirittura d'arrivo, è stata una sfida ma l'ho vinta. Eccoci qua, ecco la scatola ZTE Axon 10 Pro. Andiamo ad aprirla, se non è sigillata direi di no. Andiamo a vedere cosa c'è in confezione. Mettiamo da parte un attimo lo smartphone, scatoline varie, tupperello e udite udite, cover in dotazione, quindi abbiamo anche una cover presumibilmente in TPU trasparente con i classici fori per le fotocamere, che sono ben 3, di cui una 48 megapixel. Dovrebbero essere una 48 più 20 più 8 le tre fotocamere. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Cavetti vari, USB Type-C 3.1, ricordo che è dotato di uscita video, adattatore per la mancanza del jack delle cuffie e cuffietta in dotazione, niente po' di meno. Poi vedremo come se la cavano anche queste. Rimettiamo tutto dentro e apriamo l'altra scatolina che c'è qua. Adattatore, dovrebbe avere una carica super rapida. Allora, c'è scritto piccolissimo Quick Charge 3, perché sapete che è dotato di Qualcomm Snapdragon 855, 5A, quindi ricarica super rapida. Bene, mettiamo via anche questo, andiamo a vedere lo smartphone. Eccolo qua, lo sfilo da qui, senza rovinare ulteriormente la pellicola. Ecco, e già l'effetto wow è notevole. Abbiamo questo display Super AMOLED Dual Edge, che mi ricorda molto l'Oppo Find X, ragazzi. Fotocamere non troppo sporgenti e la terza fotocamera addirittura a filo scocca. Blu, colore meraviglioso. È compatto, è bellissimo, davvero. Adesso io qui ho il, vi faccio vedere, il Note 10 Samsung, che è un 6.3, questo è un 6.4, ma siamo davvero lì, quasi lì. È un po' più alto perché è un 6.47 pollici, ma come larghezza è anche un po' più largo, sì, ma di poco. Lo accendo, poi vediamo insieme le sue caratteristiche. Eccolo qui ragazzi, questo straordinario dispositivo Axon
10 Pro. Guardate il colore meraviglioso di questo blu vetro stondato ai bordi, e anche il display Gorilla Glass 5 Dual Edge, davvero bellissimo, 177 grammi. Quindi partiamo subito dalle misure: 159,2 x 73,4 x 7,9 mm, quindi è spesso come il Note 10 Samsung che abbiamo qui, stesso identico spessore, guardate. È uno dei top di gamma, se non il top di gamma più completo di questo 2019, almeno a giudicare dalla dotazione hardware e dalle caratteristiche insite del prodotto. Abbiamo a bordo un AMOLED da 6.47 pollici, mentre lo accendo, Full HD+, 2340x1080 pixel, con supporto HDR10, rapporto 9.5 noni e densità di 398 ppi. Guardate già da questo primo avvio, intanto la velocità nell'avvio. Abbiamo a bordo Android stock, con piccolissime personalizzazioni da parte della casa madre, davvero bello. Guardate, si è già sincronizzato con il meteo, appena acceso, una scheggia assurda. Ovviamente lo vorrò provare, lo voglio testare bene, ma secondo me darà filo da torcere a tantissimi altri competitor della stessa fascia usciti quest'anno. Abbiamo a bordo un Qualcomm Snapdragon 855 e una GPU Adreno 640 con sistema operativo Android 9 Pie e interfaccia stock, e 6 GB di LPDDR4X di RAM, 128 di storage interno, memorie UFS 2.1 e espandibilità via micro SD fino a 1 TB, quindi abbiamo o due nano SIM o una nano SIM e 1 TB di espansione. USB-C con supporto video, uscita video, quindi Type-C 3.1. Luminosità non altissima, sto notando, però poi metteremo la modalità automatica per vedere come si comporta il sensore di luminosità ambientale. In mano devo dire che è davvero godibile, mi ricorda molto come forme e anche come peso l'Oppo Find X, però pesava secondo me un po' di più, attorno ai 180 grammi, mentre lui, guardate i bordi curvi e gli angoli di visuale, le icone sembrano stampigliate sul display. Poi andremo a vedere bene con display tester la qualità del pannello. Il lettore l'impronta è ottico sotto al display, andiamo a vederlo subito, ed è, guardate, anche molto molto veloce. Anche rispetto al Note 10 lo vedo più sensibile e reattivo. Lo sblocco volto idem, sono dietro la fotocamera, quindi mi riconosce al volo, guardate, subito, è una cosa immediata, doppio tap, tac, subito. C'è anche l'Always On Display che si attiva dopo un secondo e vi dà tutte le notifiche direttamente in stand by, quindi non manca assolutamente nulla, è addirittura impermeabile, certificato IP68, è dotato anche di una batteria da 4000 mAh e ricarica wireless. Cosa volere di più? Tutto ciò è concentrato, come abbiamo detto, in 177 grammi di peso. Connettività LTE, Wi-Fi, Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, audio, DTS, X Ultra e Hi-Fi. La fotocamera frontale è una 20 megapixel con apertura f2.0 della Samsung, mentre posteriormente abbiamo una tripla fotocamera, un sensore da 48 megapixel con apertura f1.7, Samsung GM1, più 20 megapixel ultra wide a 125 gradi, più 8 megapixel per la profondità di campo con apertura f2.4, con zoom ottico, quindi neanche digitale, ottico 3x e autofocus PDAF, stabilizzatore ottico e flash LED. Quindi non manca assolutamente nulla, nemmeno l'estetica. Sì, potremmo dire che assomiglia molto a un P20 Pro, però non è un design completamente anonimo. A me piace e non vedo l'ora di provarlo. Andiamo a vedere intanto se ci sono degli aggiornamenti e l'interfaccia generale. Qua il sensore di luminosità sta già lavorando molto bene, lo andiamo ad abbassare perché altrimenti in camera non vediamo niente. Andiamo a mettere a metà, ecco, così forse riuscite a vedere molto bene. Vediamo se esiste una modalità notturna. Molto bello il menu, è molto immediato. La risposta di questo Snapdragon 855 ormai non è più una novità. C'è anche il Force Touch, guardate, è tutto immediato per quanto riguarda le opzioni delle cartelle e delle icone. Per quanto riguarda, mentre si connette
vi faccio vedere com'è fatto. Dalla parte destra, tasto on off con un piccolo puntino rosso in mezzo, ditemi se riuscite a vederlo, bilanciere del volume, le bande sono incastrate qua in alto, c'è un microfono per la sospensione dei rumori, mancano gli infrarossi, manca un led di notifica e manca il jack da 3,5 mm audio, ma sono le uniche mancanze, tutto il resto è presente ed è super completo. Dalla parte sinistra non abbiamo nulla, è tutto pulito, e sotto invece un microfono USB-C 3.1, speaker che va a lavorare con lo speaker in alto, questa fessurina che vedete qua in alto, che dà l'audio stereo, quindi abbiamo anche l'audio stereo su questo Axon 10 Pro. Ricordo ancora, vedete che intanto è arrivata una notifica sull'Always On, è arrivata una notifica di YouTube di un video che abbiamo caricato da poco. Ringrazio ancora Stefano, tantissimo davvero, non so come ringraziarlo, per avermi mandato questo gioiellino, che a primo impatto, devo dire, mi piace davvero tanto. Non vedo l'ora di metterci le mani, di provarlo, foto, video, ricezione, autonomia, prestazioni e quant'altro. Abbiamo già visto esteticamente com'è e la reattività, abbiamo già verificato che è massima, batteria, vediamo se ci sono dei risparmi energetici che si possono addirittura implementare, c'è risparmio energetico intelligente, le app credo che si possano andare comunque a lucchettare in background, sì, lucchetto, poi si sblocca come si fa sulle impostazioni stock di Android. Poi posso andare a chiudere tutto. Per il momento di aggiornamenti non ce ne sono, andiamo a verificare adesso che ci siamo connessi, ma direi che non ce ne sono, no, per il momento dice che è tutto aggiornato, e quindi vediamo solo l'info del telefono e poi vi rimando alla recensione completa. ZTE Axon 10 Pro, Snapdragon 855, Octa-Core, 2.8 GHz lo sappiamo, Dual SIM, non manca neanche ovviamente l'aggregazione delle bande, il Volte, 4G Plus, eccetera, quindi c'è tutto dal punto di vista della connettività. Andiamo solo un attimo a scaricare la display tester per vedere la bontà di questo pannello e poi vi saluto. Già installata, è una reattività assoluta. Andiamo a vedere i test fotografici. Registra in 4, fino in 4K a 30 fps, mi sembra, il video. Andiamo a vedere, andiamo a verificare nelle impostazioni. C'è l'HDR automatico, c'è l'intelligenza artificiale, c'è il ritratto, la grandangolare, c'è tutto, ragazzi. C'è lo zoom ottico fino a 3x, ottico, non digitale, digitale fino a 20x. C'è la modalità ritratto, la modalità notturna, non vedo l'ora di provare le foto. Video, andiamo a vedere le impostazioni, quali sono le 1080p 4K, sì, 4K fino a 30 fps e 1080p penso fino a 30 fps perché non è specificato altro. Comunque poi andremo a vedere meglio tutte le varie impostazioni. Dicevo, display tester, un attimo torniamo a vedere le foto, colori più scuri, erba, sono molto ben riprodotti. I neri perfetti, neanche da dire, anche guardate l'angolo di visuale. Devo dire che in mano è una goduria, ragazzi, e anche a livello multimediale abbiamo quel piccolo notch, ma chi se ne frega. I colori bianchi sono molto ben riprodotti, non tendono al giallino e nemmeno all'azzurrino, mi sembra di vedere a prima vista, e i rossi non troppo saturi hanno una tonalità che secondo me è perfetta, colori arancioni, rossi, bene, promette molto bene questo display dual edge, e quindi per tutto il resto vi rimando alla recensione completa. Intanto non manco di salutare lo zio Bob, iscrivetevi anche al suo canale, grande zio Bobax, che saluto e ringrazio ancora per la collaborazione. Il suo gruppo Telegram, Bobax Group. Diamoci una mano a vicenda. Poi, malati di smartphone, Honor 20 e View 20. China Deals and Friends, entrate anche qui. Poi è il nostro canale di offerte China Deals 2017 con la chiocciola davanti. Lo trovate, sono offerte tutte aggiornate in tempo reale. Non mancate di farci visita, perché potete risparmiare tanti bei soldini. Poi saluto tutti i nostri canali partner, Max Recensioni, Phoneblog Italia, lo stesso Zio Bob, Passione Smartphone e tutti i nostri canali e siti partner, Nicola Di Mastman e tutti gli altri. Un salutone da Pasqui, ci vediamo alla recensione completa di questo oggetto e di tanti altri che stiamo provando in questo momento. A prestissimo e un salutone. Ciao!